Un'esilarante terapia teatrale con Francesco Paolo Antoni ha animato il teatro Diana di Nocera Inferiore, protagonista anche l'ignaro pubblico dello spettacolo Che fine ha fatto il mio io, prodotto da Erone Comunicazione. Paolo Antoni si trova in questa pista teatrale a vivere una crisi esistenziale provocata dalla mezza età e dai difficili tempi in cui viviamo. Il protagonista si è così sottoposto a diverse terapie, faccia a faccia con il pubblico presente in sala, con lo scopo di ritrovare il proprio io. Che fine ha fatto il mio io? È una sorta di introspezione, uno spettacolo che lavora sulla psicologia, su una vera presunta crisi esistenziale dovuta a quello che succede negli ultimi anni, insomma al degrado che c'è negli ultimi anni, mancanza di appigli, mancanza di sicurezze, mancanza di certezze, per cui viene una crisi esistenziale e io cerco di risolverla attraverso delle terapie che faccio sul palcoscenico e che faccio insieme al pubblico, e il pubblico potrà usufruire a sua volta di queste terapie. Un'altra bella terapia che io vi posso consigliare, per esempio, a proposito del film di una volta, è la terapia della manualità. La manualità, cioè, va bene, fare delle cose manuali con le mani, qualsiasi cosa. Io per esempio mi sono messo a fare dei quadri, dei mosaici con dei dadini di argilla che costruisco uno alla volta, e questa cosa distende, questa cosa tranquillizza, questa cosa è veramente rilassante, è veramente terapeutico, ma è la manualità. Perché i film di una volta erano più tranquilli, i film di una volta erano più distesi, erano più sereni, non bevano tanto salsiccia, perché avevano la manualità, una volta facevano la casetta. Ah, un artista impara a stare sul palco di volta in volta, un pezzettino di esperienza in più, un pezzettino di sicurezza in più. Io che lavoro molto per esempio sulle improvvisazioni, sull'alchimia che si crea tra l'attore e il pubblico, per me è un arricchimento continuo, costante, e questo mi serve di volta in volta a divertirmi anche, perché se dovessi fare sempre solamente una cosa rigorosa probabilmente mi annoierei pure di questo mestiere, ma invece la possibilità di rapportarsi col pubblico è sempre una sorpresa, perché accadono sempre delle cose nuove.